E una persona scrive: cosa succede al donatore dopo la donazione? Al donatore dopo la donazione? L'ematologo deve seguire il donatore anche per più anni dopo la donazione? Ecco, siccome è fondamentale la donazione per chi si rende disponibile a donare il proprio midollo, vogliamo in qualche modo dare tranquillità a queste persone che il rischio per loro sono veramente nulli o se non tali? Diciamo che è una questione già risolta da molto tempo, perché c'è stato un periodo storico nel quale i donatori sono stati seguiti nel tempo per essere certi che non ci fossero conseguenze negative. Non era atteso che ci fossero, ma non ci sono state. Per cui, a mia conoscenza adesso, il donatore almeno il mio ha fatto così, adesso lui se ne va in bicicletta tutti i giorni, per cui mi sembra che stia benissimo. Però ha fatto esami dopo 2 mesi, 3, 4, quindi c'è un prospetto per vedere tutto bene, poi dopo, insomma, entro 6 mesi si esaurisce la necessità di controlli dedicati.